Ciao a tutti, se state guardando questo video penso sia perché state organizzando il vostro matrimonio. Una delle cose che dovete decidere è il tipo di album da realizzare con le foto che ricorderanno appunto questo giorno. Sostanzialmente abbiamo due tipologie di album: il fotoalbum, diciamo una versione più moderna, e l'album di tipo classico con le foto incollate, per capirci. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche e come vengono realizzati questi due tipi di album. Ecco, vediamo insieme le caratteristiche dell'album classico. L'album di tipo classico ha il fascino di un prodotto artigianale, un prodotto fatto come una volta. Normalmente si tratta di un album di forma quadrata, dovuto al fatto che le fotocamere professionali utilizzate per le foto di cerimonia adottavano delle pellicole del formato 6x6, quindi con fotogrammi quadrati. E la copertina può essere in tessuto, molto semplice come questo, oppure si può realizzare anche in carta, in legno, in ecopelle o con diversi pellami come questi, diversi colori, diverse lavorazioni. Comunque sia, a parte l'album, a parte le caratteristiche del materiale dell'album, sono le foto che lo devono valorizzare. E per questo, prima di tutto, è indispensabile avere delle belle immagini, però non è sufficiente. Mi spiego meglio. Se l'album ha 100 pagine, non si tratta di preparare 100 stampe 20x30, sistemare una foto per pagina e l'album è fatto. Se vogliamo creare qualcosa di personalizzato, come credo debba essere ogni album di matrimonio, si deve studiare come disporre le immagini, come accostarle, scegliendo tagli e dimensioni per valorizzare ogni immagine al massimo. Vediamo alcuni esempi. Questo è un album che ho realizzato come demo e vediamo che cosa intendo. Per quanto riguarda le dimensioni, potremmo avere immagini grandi, ma anche di dimensioni differenti, con tagli diversi, come pure potrà esserci un'immagine molto più piccola della pagina, magari con un bordo. Poi, come disposizione, le immagini potranno essere sicuramente singole, ma anche abbinate, accostate a gruppi di due o più, in modo da formare una sequenza, o per descrivere meglio un momento della giornata. Poi anche le, diciamo, si potranno, ciascuna immagine andrà studiata anche eventualmente con qualche tipo di elaborazione. Parlo in particolare non di cose strane, ma il bianco e nero prima di tutto, che con questo tipo di album è particolarmente indicato. Ancora riguardo la disposizione, ogni tanto si potrà anche così fare qualcosa di più creativo, no? Con un'immagine ad esempio inclinata, se si presta a questo. Ancora una disposizione non convenzionale e l'accostamento colore bianco e nero. Di nuovo il bianco e nero. E ancora un altro effetto un po' particolare, un'immagine in bianco e nero con qualche particolare lasciato a colori. Se c'è l'immagine adatta, può essere anche questo un'ulteriore differenziazione. In conclusione, diciamo in questo modo,
e quindi lasciando il massimo spazio alla creatività, si può ottenere un album che possiamo definire unico. Questo è il fotolibro o fotoalbum, che è la moderna evoluzione dell'album di matrimonio. Le pagine di questo album vengono stampate su carta fotografica di tipo professionale, vengono piegate al centro, poi le pagine sono incollate tra loro a formare quindi il blocco del libro, che viene poi rilegato appunto come un libro. Infine viene applicata la copertina, che può essere di diversi materiali, in pelle, in similpelle, in tela, sulla quale si può comunque stampare una foto e personalizzare così l'album. I formati possono essere diversi, quadrati come questo, ma anche rettangolari sia in verticale che in orizzontale. E anche le dimensioni possono essere a nostra scelta. Ad esempio, è possibile anche fare dei kit composti da un album grande e due per le famiglie degli sposi, identici ma di minori dimensioni. Al di là di forme e materiali, il vantaggio del fotolibro è di avere la massima creatività nello stile e grafica dell'album. Possiamo scegliere uno stile semplice, disponendo le foto su uno sfondo di colore uniforme. Chiaramente sceglieremo il taglio e le dimensioni delle immagini. Possiamo la presenza di un bordino. Oppure possiamo realizzare qualcosa di più elaborato mettendo un'immagine a tutta pagina che serve da sfondo ad altre in primo piano. Alleggerire la grafica, si può anche inserire qualche foto a tutta pagina. Come pure possiamo creare anche uno sfondo personalizzato ad esempio in questo caso si sono utilizzati i disegni della partecipazione. Un'altra idea simpatica è raggruppare in una o più pagine le istantanee dei saluti di parenti e amici degli sposi e avremo così un ricordo di tutti gli invitati un po' diverso dalle solite foto di gruppo. In sintesi, quindi, con il fotolibro è possibile creare un album che corrisponda ai vostri desideri.